Si può definire scientifica la prova che partendo da un fatto dimostrato utilizza una legge scientifica per accertare l'esistenza di un altro fatto da provare e rientra nella cosiddetta categoria dell'indizio. Nel nostro processo penale la prova scientifica ha assunto un ruolo molto significativo, ma c'è un rischio, ossia che il termine scientifico possa far pensare che il risultato investigativo abbia la caratteristica dell'assoluta verità. Ma attenzione, il test genetico non è infallibile. Di questo, ma soprattutto delle sue implicazioni, della prova scientifica o tecnica che dir si voglia nell'ambito del dibattimento processuale, ne vogliamo parlare con Eraldo Stefani, avvocato penalista, ma anche docente di scienze di diritto delle indagini investigative della Sapienza di Roma. Grazie di esserci venuto a trovare, avvocato. Dunque, ben venga il DNA, lo dicevamo nella nostra introduzione, ma deve rimanere una questione di prova all'interno del processo penale che deve essere assunta seguendo le regole ordinarie, dunque contraddittorio, diritto alla difesa e quant'altro. Sì, sono interessantissime le prove scientifiche e poi sono molteplici ora, perché noi abbiamo a riferimento spesso il DNA perché è quello che cattura di più la nostra attenzione. Ma la prova scientifica, e io la sottolineo come studioso e appassionato, è complementare alla prova tradizionale. Noi non dobbiamo perdere di mira la fonte conoscitiva, la testimonianza, perché è di lì che veramente parte un'indagine che parte con il piede giusto. E la prova scientifica è complementare, utile, a volte anche risolutiva. Immaginiamoci che 30 anni fa non c'era il DNA e di conseguenza non si poteva che fare riferimento alla testimonianza. Oggi abbiamo la possibilità di fare riferimento alla testimonianza, ma di avere la prova scientifica e questo è un valore aggiunto. Sicuramente non l'avevano gli investigatori che repertarono sul luogo del delitto per quanto riguarda a Roma il delitto di Via Poma, poi ci sono ritornati con prove scientifiche elaborate in altro determinato modo. Ma siccome avvocato l'immaginario collettivo è colpito quotidianamente dalle notizie, vuoi sui giornali, vuoi sui telegiornali, della cosiddetta prova regina del DNA, tale prova nel processo penale è decisiva o meno? Possono esserci dei casi nei quali appunto è risolutiva la prova scientifica, il caso del DNA, lei ha citato prima il caso di Roma. Sostengo che non dobbiamo rimanere concentrati esclusivamente sulla prova scientifica perché perderemmo uno spazio importante che invece deve essere proprio oggetto della nostra attenzione, che è la prova anche tradizionale. Questo è fondamentale, altrimenti limitiamo proprio le possibilità di successo nella risoluzione di un caso. Ad esempio, facciamo dei casi pratici così che anche chi ci ascolta è ovviamente riporta, va con la mente, con la testa al caso pratico, ossia l'omicidio di Yara Gambirasio, Brembate di sopra, sia in quello per quanto riguarda l'assassino di Gerlasco di Chiara Poggi. Le difese si sono attestate su posizioni altamente critiche per quanto riguarda il risultato degli esami del DNA effettuati sui loro assistiti. Quindi questo cosa significa? Che non è che l'esame del DNA mette d'accordo tutti. Diciamo che oggi gli esperti di genetica forense, e noi nel nostro paese ne abbiamo di veramente esperti che ci invidiano altri paesi, e questi esperti oggi a distanza di anni possono entrare anche in contrasto tra di loro. Perché? Perché non c'è più una diciamo, genetica forense sconosciuta. Ma è talmente conosciuta e talmente approfondita che appunto permette anche delle letture. E allora bisogna stare molto attenti. Per esempio, in una fase di sopralluogo è fondamentale di effettuare un repertamento, se possibile anche con una doppia campionatura che permetta di ripetere la prova. Perché il termine accertamento irripetibile o ripetibile è fondamentale. Laddove non è più ripetibile, immaginiamoci quali sono le conseguenze, a volte sono disastrose. Ma voi avvocati potete partecipare ai sopralluoghi della scientifica o dei RIS dei carabinieri? Noi avvocati possiamo effettuare nostri sopralluoghi, ma quando effettuiamo nostri sopralluoghi li possiamo fare instaurando un vero e proprio contraddittorio con l'autorità giudiziaria, cioè indichiamo all'autorità giudiziaria il giorno e l'ora nel quale effettuiamo un sopralluogo. Questo è fondamentale perché ci permette di poter utilizzare processualmente i risultati di quel sopralluogo. Purtroppo anche da parte dell'autorità giudiziaria c'è una certa ritrosia a partecipare a questi sopralluoghi. Anche recentemente io ne ho fatti e ho trovato naturalmente l'assenza dell'autorità giudiziaria, ma non per questo i risultati che io ho ottenuto li ho poi riversati e li riverserò sempre all'autorità giudiziaria.
Nel caso dell'uccisione a Perugia di Meredith Kercher, correva l'anno 2007, due imputati, Amanda Knox e Raffaele Sollecito, sono stati condannati in primo grado, assolti in appello, condannati nuovamente nel processo di appello bis a Firenze e assolti invece nuovamente in Cassazione. Questo perché? Perché a volte l'esame del DNA e quindi la prova scientifica non è risolutiva, non è decisiva. Ad esempio, uno degli esperti nominati dal Tribunale d'Appello di Perugia disse praticamente che il DNA, il codice genetico di uno degli imputati, era stato trasferito in modo che le prove erano state appunto inquinate sul gancetto del reggiseno della vittima. La Cassazione addirittura parla di clamorosi errori, un quadro probatorio ma con clamorosi errori e defiance. Sì, io non sono un opinionista, sono un avvocato, per cui mi dispiace parlare di casi che non ho trattato. E posso dire soltanto che non mi meraviglia quello che è accaduto. Non mi meraviglia e da un certo perché punto... Perché questo? Non mi meraviglia perché, come ha detto Lavori, mi rendo conto che non è facile stabilire se un fatto è accaduto in un certo modo o in un certo altro. Ma, e quindi le difficoltà sono enormi, per cui cerco di leggere poco i giornali quando mi trovo di fronte a questi casi e di esprimere i giudizi assolutamente all'interno del mio animo, perché non voglio assolutamente prendere posizioni. Però non mi meraviglia. Non mi meraviglia che si assolva in primo grado, si condanni in appello, poi si risolva tutto in Cassazione, o meglio si risolva, che è una parola grossa, poi in Cassazione cambia ulteriormente. Qual è la verità, punto interrogativo? Certamente non saprei dirlo. Infatti è proprio questo quello che si chiedono tanti telespettatori, tanti magari anche amanti del giallo, si chiedono: ma qual è la verità? È la verità reale o la verità processuale? Il DNA è decisivo o meno? Ma allora possiamo dirlo, Avvocato Stefani, che l'esame chiaramente del codice genetico non è in grado di fornire elementi sufficienti per decretare la colpevolezza o meno del soggetto indagato, ma al massimo consente di decidere se vi siano i presupposti da passare dalle indagini preliminari a praticamente alla fase processuale? Ma direi che se io rispondessi di sì, farei un torto al grande contributo che ha portato la genetica forense e il DNA anche nel nostro paese. Non è così. Ci sono delle situazioni che si risolvono con l'accertamento di genetica forense con il DNA, ma ci sono situazioni che rimangono situazioni in discussione, perché appunto si prestano a letture. Purtroppo l'uomo ha la sua parte nell'analisi di laboratorio, ha la sua parte nella lettura delle tracce biologiche, e non è che tutto è demandato ad una macchina, ma purtroppo c'è l'opera dell'uomo, e l'uomo può anche sbagliare. Quindi, quando non arriva a supporto di una decisione o meno la prova genetica, dunque il DNA, la cosiddetta prova regina nell'ambito del processo, lì devono intervenire la scienza dell'indagine, la scienza investigativa, ma soprattutto anche la capacità di lavorarsi, di studiarsi un testimone. Io penso che dovremmo divulgare, sia in ambito universitario che dopo, anche nell'ambito dell'avvocatura, una cultura investigativa. Una cultura investigativa che ci faccia essere presenti nel luogo del sopralluogo, che ci faccia essere presenti in ambito investigativo nella fase delle indagini preliminari, quindi quella fase preprocessuale che per ora vive soltanto il pubblico ministero, perché solo in quel momento potremo portare un grande contributo per sconfiggere l'errore giudiziario e per far sì che nel processo penale si arrivi all'accertamento della verità. La prova del DNA nel processo penale, indagini investigative, ne abbiamo parlato con l'avvocato Araldo Stefani, grazie di esserci venuto a trovare.